Da tutti a casa passa in primis la storia del cinema, la storia del nostro grande cinema italiano in uno dei suoi anni più prolifici e importanti, il 1960, senz'altro la filmografia di Luigi Comencini in uno dei suoi punti più alti e anche il percorso di maturazione di Alberto Sordi, già reduce dalla straordinaria interpretazione nella Grande Guerra di Mario Monicelli. Tutti a casa racconta, partendo dall'8 settembre del 1943, a meno di 20 anni dall'8 settembre del 1943, la parte conclusiva di sofferenza ma anche di svolta del secondo conflitto mondiale. È una commedia all'italiana cruenta, sicuramente una delle più dure, che però ci insegna, ci ricorda quanto sia importante raccontare emotivamente il dolore. Un film come Tutti a casa meriterebbe assolutamente di essere trasmesso nelle scuole. Potrebbe essere tranquillamente visto anche da un bambino, per la sua scorrevolezza e perché è un film per tutti. Tutti a casa non pretende di fare del male allo spettatore, ma pretende di far riflettere lo spettatore su quello che è stato il dolore durante questo terribile periodo storico che è stata ovviamente la Seconda Guerra Mondiale. E soprattutto nel finale, che ha tanto in comune con il finale della Grande Guerra, stupisce, sorprende. Perché parliamo certamente di uno dei finali più duri, profondamente, emotivamente, della grande commedia all'italiana. Con delle risate, in questo caso più amare, forse ancora più amare, della Grande Guerra, da prendere come riferimento per fare vari parallelismi, anche se ovviamente la Grande Guerra di Monicelli, del quale ho già parlato sul canale, quindi se vi va potete trovare la recensione, raccontava con dei toni un po' più cruenti. Il primo conflitto mondiale, che certamente aveva degli aspetti molto diversi rispetto al secondo, quindi il tipo di cinema è molto diverso anche per questa ragione. Ma se andiamo a paragonare i due finali, troviamo veramente tanti punti in comune. Non esiste cinema italiano senza Tutti a casa. Luigi Comencini non sarebbe stato lo stesso, non sarebbe stato lo stesso Sordi. Tutti gli attori che hanno preso parte a questo film, ovviamente, film che presenta una straordinaria regia. Alla quale però è affiancata anche una perfetta sceneggiatura che nasce dalla mano di Age Scarpelli, quindi sceneggiatura di altissimo livello, che vince soprattutto nel parallelismo tra il racconto storico, che appare praticamente perfetto, e il racconto più umano, che fa leva sul rapporto di amicizia che pian piano va a crearsi tra i personaggi di Alberto Sordi e Sergio Reggiani. Che interpretano rispettivamente il sottotenente Alberto Innocenzi e Assunto Ceccarelli, tra l'altro Sergio Reggiani doppiato meravigliosamente da Aldo Giuffrè, e anche sul profondo legame che troviamo tra Alberto Sordi e Edoardo De Filippo che interpreta suo padre. Pensate che questi due ruoli, quello di Sordi figlio e De Filippo padre, erano stati inizialmente pensati per Vittorio Gassman e Totò. Sicuramente Gassman e il principe De Curtis avrebbero svolto un ottimo lavoro, su questo non c'è dubbio. Credo che sarebbero riusciti a creare anche una grande intesa, ma non credo che sarebbero arrivati al livello di Sordi e De Filippo, per quello che ovviamente possiamo immaginare. Comunque, grandissima interpretazione di coppia in quei brevi momenti in cui troviamo il padre, il figlio, Sordi e De Filippo, che mi sarebbe piaciuto vedere anche in più occasioni. Mi viene da pensare. In questo tipo di panni, padre e figlio, credo che sarebbe stato veramente interessante vederli anche in altre occasioni. Come ho detto spesso, parlando specialmente delle commedie all'italiana da qualche mese a questa parte, devo ripetermi e lo faccio con piacere anche in questo caso, credo che Tutti a casa sia uno di quei film che andrebbero trasmessi nelle scuole. Perché è uno di quei film che aiuterebbero tanto gli studenti a studiare, ma semplicemente al di là dei periodi storici che magari si studiano in vari periodi dell'anno, sarebbe interessante per qualsiasi ragazzo, qualsiasi giovane, affinché possa interessarsi autonomamente a un determinato periodo storico, in questo caso la Seconda Guerra Mondiale, e decidere autonomamente di studiarlo. Ecco, se la scuola si rendesse conto di quanto il cinema italiano, il grande cinema italiano, abbia fornito dei materiali straordinari per avvicinarsi a determinate materie, determinati periodi storici, determinati argomenti, credo che sarebbe molto più amata dai giovani d'oggi, che spesso ovviamente la ripudiano, che non ne sono precisamente innamorati, affezionati. Credo che se gli addetti ai lavori si rendessero conto di quanto materiale si ha a disposizione, piuttosto che perdersi troppo dietro i libri, ecco, questi grandi film potrebbero dare veramente una grande mano.
Il film venne successivamente inserito nei 100 film italiani da salvare, ovvero quei film che hanno cambiato la memoria collettiva del paese, usciti al cinema tra il 1942 e il 1978, film che vinse anche un premio speciale della giuria al Festival di Mosca e che vinse anche due David di Donatello per il miglior attore a Sordi e per il miglior produttore a Dino De Laurentiis. Quindi ovviamente un'accoglienza straordinaria all'unanimità da parte di pubblico e critica, anche un grandissimo incasso al cinema, e poi un film che nel corso degli anni ovviamente ne è stato sempre più amato, preso come riferimento, come esempio per quanto riguarda uno dei momenti più alti del nostro grande cinema. Parliamo, ripeto, del 1960, anno nel quale uscirono film eccezionali che hanno scritto la storia del cinema, a mio modo di vedere certamente tra i 10 film più grandi della storia del nostro cinema. Davvero una pietra miliare, un film essenziale per la storia del cinema italiano. È un film al quale io do un 9,5, ma che è praticamente perfetto. Morando Morandini disse: "Forse il miglior film di Comencini, una delle rare mediazioni felici tra neorealismo e commedia all'italiana." Non posso far altro che condividere e sottolineare ogni singola parola e ovviamente consigliarvi di recuperare, se per caso non l'aveste ancora fatto, di vedere e rivedere, perché è un film che riesce sempre a stupire, a fare delle grandissime riflessioni, scuote sempre qualcosa all'interno, un film veramente unico. Tutti a casa di Luigi Comencini. Una delle più grandi commedie all'italiana, ma anche uno dei più grandi film della storia del cinema italiano. Io credo che sia uno dei film migliori mai realizzati sulla guerra, in generale, qualsiasi tipo di guerra. In Italia penso che sia uno dei migliori. È una vera commedia all'italiana, una delle più importanti, una delle più profonde. È un film che riesce a farci divertire, ma che non perde mai assolutamente il controllo di quello di cui si sta parlando, e ha un finale assolutamente straziante, e ogni volta che lo vedo riesce a folgorarmi. Poi una delle cose che mi piacciono di più del film è che è incredibilmente scorrevole, pur trattando un tema anche così importante che potrebbe risultare pesante e non sarebbe nulla di strano, è scorrevolissimo. Passa assolutamente tutta la durata in maniera tranquilla, te lo godi con la scorrevolezza di una commedia, ma poi in realtà è tanto di più. È una grandissima commedia all'italiana perché racconta la guerra in modo assolutamente perfetto, quindi per me questo è uno dei titoli che non possono assolutamente mancare, nonché il miglior film di Comencini, che insomma di grandi film ne ha fatti, quindi qualcosa significherà.